fedele al titolo del convegno, soggetti e scenari, parlerò di alcuni scenari, in particolare quelli dei conflitti che in qualche modo hanno determinato l'ultima grande ondata e pressione migratoria, perché è ovvio che i flussi che arrivano soprattutto in Italia hanno origine diversa, lo diceva già Giampiero D'Azuanna, cioè il problema italiano per esempio è prevalentemente un problema legato a migrazioni che provengono dall'Africa subsahariana, laddove non ci sono espliciti o palesi conflitti tali da determinare migrazioni di massa. Possono essere situazioni particolari, per esempio in caso nigeriano, in cui c'è Boko Haram che sta controllando una fetta di territorio, ma non sono questi grandi numeri. Dall'Africa subsahariana si migra essenzialmente per motivi economici. Quindi questo è un problema rilevante, perché appunto soprattutto il decisore politico, nel momento in cui dice accoglienza di rifugiati e profughi ma non di migranti economici, a livello europeo lascia scoperto questo tema, che in realtà è essenziale, perché costringerà a dire sì e no molto pesanti e molto delicati anche dal punto di vista della gestione. Ma questa è una questione che magari esamineremo successivamente. Per ora mi interessa esaminare appunto il tema dei conflitti. Allora, l'emergenza, ovviamente la parola la uso in senso provocatorio, nel senso che non esiste alcuna emergenza, i fenomeni migratori sono un dato strutturale per i motivi che abbiamo appena sentito illustrati appunto da uno studioso di demografia, ma dell'ultimo anno e mezzo è legata soprattutto a due grandi nodi conflittuali nell'area mediterranea, quello siriano e quello libico. Sono i due paesi delle cosiddette primavere arabe, mai più infelice la definizione dal punto di vista mediatico, ma sappiamo che nell'era dell'istante, no? Cioè la necessità di semplificare e classificare produce sintesi che poi insomma nel tempo mostrano evidentemente altro, nel senso che fin dall'inizio era comprensibile che quelle transizioni, questa sarebbe la parola che un tempo si usavano, erano problematiche e seppure in maniera diversa avrebbero generato aspetti conflittuali, ma tant'è, insomma i media hanno necessità di semplificare, di rendere immediatamente comprensibile o percepibile un nodo, e quindi a volte scelgono scorciatoi che poi rimangono, ma poi noi facciamo i conti con difficoltà linguistiche che però in realtà diventano senso comune generando una serie di problemi, non da poco, nella percezione generale. Tanto è vero che oggi tutti, larga parte dell'opinione pubblica, ma allora era meglio prima, era meglio la presenza dei dittatori, non delle primavere arabe. Comunque il risultato è che sia il caso siriano che il caso libico hanno una caratteristica, nascono come transizioni in armi per motivi diversi. Quella libica per effetto dell'intervento franco-britannico, a cui poi insomma l'Italia si è accodata in seconda battuta per evitare di essere scalzata da un paese che ha un rilevante interesse strategico anche dal punto di vista economico, oltre che dal punto di vista della sicurezza per il nostro paese, e quella siriana perché insomma evidentemente le richieste di cambio di regime che nascevano dall'interno erano il frutto di una lunga situazione di conflitto che era stato represso nel tempo da parte appunto del regime di Assad, ha inevitabilmente generato un confronto su cui poi si sono innescate anche altre tensioni di carattere regionale. Quella siriana è essenzialmente una proxy war, si combatte anche attraverso le potenze regionali come Turchia, come Iran, come Arabia Saudita, che in qualche modo giocano all'interno del campo sunnita, all'interno del campo sciita, la loro partita per il monopolio, insomma, della loro espressione di potenze confessionali, ma anche di potenze regionali. Quindi è una partita complessissima quella siriana. Il risultato è comunque appunto quello a cui noi assistiamo, insomma, una situazione molto difficile che ha prodotto un'emigrazione di massa. Nel caso siriano noi abbiamo presente soprattutto il flusso verso la Germania, quello che vediamo oggi, no? E che ha provocato in Europa tra l'altro una decomposizione incredibile dello spazio giuridico e civile dell'Europa, no? L'Europa sembra sopravvissuta ormai come mera area di libero scambio, come mera area monetaria.
monetaria, ma l'innalzamento di questi mesi di muri, fili spinati, no, e barriere di varia natura sta mostrando la crisi di un processo europeo che non può essere legato essenzialmente a una dinamica meramente economica, dal momento in cui l'Europa nasce sulle macerie della Seconda Guerra Mondiale, proprio per evitare il riprodursi di stermini che avevano determinato anche, non solo il conflitto, il secondo conflitto mondiale, no? Ecco, e questa situazione mostra anche, da un lato, la debolezza di un'Europa costruita solo su meccanismi intergovernativi, in cui contano molto gli stati nazionali e in cui le campagne elettorali sono giocate ovviamente soprattutto all'interno, e l'assenza di una politica comune su questioni come quelle migratorie, che diventano fondamentali, perché è impensabile pensare che, appunto, come faceva l'accordo di Dublino, ormai una sorta di reperto archeologico, no, per la sua natura, che i confini dell'Europa essenzialmente fossero i confini di stati, ad esempio come quelli di Italia e Grecia, che di fatto diventavano in realtà confini fissi nazionali, perché il migrante che arriva nel paese dall'accordo di Dublino è obbligato in qualche modo a essere accolto dal paese in cui entra, no? Un controsenso nel momento in cui la pressione migratoria poi tende a distribuirsi attratta da altri flussi, ma non è casuale che questo principio ribadito, nonostante le sistemazioni che si sono succedute nel tempo, sia rimasto ancora in vigore, insomma, anche se ormai tutti si sono resi conto negli ultimi mesi che Dublino va abolito. Ma per tornare al nostro discorso, quello che volevo dire è che noi abbiamo presente questi flussi e in realtà il problema dei profughi è un problema enorme oggi in alcune aree medio orientali, per esempio. Noi vediamo appunto i siriani che premono per entrare in Germania attraverso la Croazia, l'Ungheria, l'Austria, molti adesso passano con queste barriere che si sono erette attraverso il Friuli Venezia Giulia, che ha un'emergenza in corso non da poco e probabilmente scaricherà sul nostro paese nelle prossime settimane una pressione migratoria molto più consistente. Ma pensate a che cos'è oggi la situazione in Turchia o la situazione in Libano. Il conflitto siriano ha prodotto milioni di profughi che oggi sono sostanzialmente accampati ai confini turchi o addirittura in Libano. Di questo si parla pochissimo, ma per esempio una delle ragioni per cui l'Europa è molto realpolitik come atteggiamento verso il governo Erdogan, il governo dell'HKP, insomma, che ha atteggiamenti molto autoritari nei confronti della sua opposizione interna, in particolare quella curda, è dettata oggi da una logica di estremo realismo, come dire, abbiamo bisogno della Turchia. La Merkel va una settimana prima delle elezioni in visita, no, in Turchia, quasi a sancire sostanzialmente la legittimità di un governo che pure è criticato per la sua politica dei diritti umani. Perché? Perché la preoccupazione è che se salta la Turchia, se l'equilibrio interno turco non reagisce, non si regge, il risultato saranno milioni di profughi, tutti quelli che sono accampati oggi ai confini turchi, sono profughi siriani, e oltretutto, certo, no, cioè, l'altra preoccupazione strategica, ma quella migratoria, è che questo tappo, in qualche modo, salti e questi flussi si dirigano in maniera consistente verso l'Europa, in maniera molto più consistente di quella di oggi. Diamo conto che ci sono 4 milioni di profughi interni al paese, che si distribuiscono tra il confine siriano e il Libano. Non si parla mai del Libano, che è un altro paese in cui gli equilibri comunitari sono delicatissimi, che sono spesso saltati. Le guerre civili libanesi hanno avuto quasi sempre l'innesco di un agente esterno, perché l'equilibrio è molto delicato. Fossero i palestinesi, fossero altri, no? La presenza di profughi in Libano ha sempre modificato i rapporti di potere tra diverse comunità confessionali, mettendo l'una contro l'altra e facendo diventare il Libano sostanzialmente una sorta, appunto, di teatro di conflitti e di guerre civili, come quella lunga che dal 75 al 1989 ha segnato la vita del paese dei cedri. Ecco, quindi è difficile pensare, per restare al caso siriano, che si possa fermare questo flusso di profughi se non c'è una soluzione politica. Teniamo conto che, tra le altre cose, come già si è visto, quando si parlava prima di dati relativi alla qualificazione professionale, in larga parte ormai
siriano, composto da professionisti, commercianti, laureati, è uscito. Abbiamo già avuto la prima ondata, è stata quella del ceto medio. Dietro ormai si muove altro. La prossima sarebbe quella di, come dire, lavoratori dequalificati, se usassimo in termini professionali questa espressione. Ma se non ci sarà una soluzione politica, che oggi difficilmente si vede, perché per esempio nel caso della lotta all'ISIS, che si è dimostrato come l'attore capace di decomporre le strutture degli stati nazionali medio orientali, in particolare nell'area siro-irachena, lì non c'è alcun accordo politico sul dopo. Questo è il grande nodo. L'ISIS è battibile militarmente, al di là degli episodi di terrorismo di cui è protagonista, ma non c'è alcuna soluzione, come dire, esterna, militare, perché gli attori della coalizione, come si è visto, non sono d'accordo sul dopo, sugli obiettivi finali. Non è un caso che quel grande vuoto politico sia stato riempito, appunto, negli ultimi mesi dal rinato nazionalismo grande russo, da un nuovo protagonismo del Cremlino e sostanzialmente dall'irruzione in quel teatro di nuovi equilibri politici e geopolitici, quelli che ruotano soprattutto attorno all'Iran, che è stato, come dire, sdoganato dopo l'accordo sul nucleare, ma che inevitabilmente presuppongono una serie di problematiche legate, diciamo, alla relazione con i paesi vicini, per cui oggi non si vede a breve, nonostante siano ripresi colloqui anche negli ultimi giorni in cui gli attori in campo sono tutti finalmente attorno allo stesso tavolo, sostanzialmente una soluzione per il conflitto siriano, una soluzione politica, perché è solo la soluzione politica che può determinare fondamentalmente la fine dei flussi, dei profughi. E la soluzione politica non è solo chi comanda, guardate bene, è anche la ricostruzione di delicatissimi equilibri comunitari e confessionali in quei paesi, perché per molti siriani oggi è, così come per molti iracheni, è difficile pensare di rivivere all'interno di quella medesima cornice nazionale che è cominciata a decomporsi con i conflitti in Iraq dal 2003, appunto, e nel caso siriano dal 2011. Quindi questo è un vero problema, perché se si tratta solo di ricostituire un potere imposto dall'esterno, ma una serie di equilibri sociali, economici e religiosi, identitari, no? Che in qualche modo sono completamente saltati. L'altra questione è quella libica, che ci riguarda più vicino. Anche lì, come vedete, c'è una transizione difficilissima, anche lì siamo in presenza di proxy war, nel senso che il grande gioco è tra le potenze concorrenti nell'area sunnita, sostanzialmente con il Qatar e la Turchia che sostengono il governo di Tripoli, e invece appunto l'Egitto e l'Arabia Saudita che sostengono il governo di Tobruk. Per cui questi elementi, come vedete, sono fondamentali nel determinare che cosa sarà la transizione nei prossimi mesi in Libia, perché se non si riesce a comprendere che solo gli accordi che sono tratti fuori dal quadro nazionale, in questo caso tra le potenze regionali che si contendono il monopolio, diciamo, per la supremazia nell'area, difficilmente avremo una soluzione politica. Guardate bene che il caos libico, così com'è, è funzionale a tutti gli attori in campo. Noi non dobbiamo pensare che se uno Stato è uno Stato fallito, come il caso libico, questo non permetta redistribuzione di potere, di reddito, anzi, è esattamente il contrario. Cioè, da le organizzazioni criminali, ma non solo, dai gruppi tribali, da diciamo gruppi politici, ciascuno oggi trae un vantaggio dalla situazione di decomposizione del potere libico così come lo abbiamo conosciuto sino ai tempi di Gheddafi. Se non ci fosse, come dire, una redistribuzione del potere e delle risorse, questo equilibrio non reggerebbe, qualcuno si imporrebbe. Ma non è questa la situazione, non è un caso, ripeto, che i due governi si paralizzino la vicenda, ma proprio perché ci sono, come dire, vantaggi interni nel mantenere questa dimensione e i vantaggi delle potenze protettrici dei rispettivi governi che si disputano una partita per l'egemonia nell'area. Quindi questo è un grande problema.
perché dentro a questo vuoto si creano appunto flussi che sostanzialmente, come vedete, poi giungono particolarmente in Europa e in Italia. Allora, è evidente che questi flussi sono essenzialmente controllati, vedete bene, da diciamo organizzazioni criminali, ma non solo, perché le organizzazioni criminali a loro volta, come dire, devono pagare tangenti ai gruppi politici che controllano il territorio. Per cui si è creato un meccanismo di accumulazione della ricchezza che in qualche modo trova alimento dall'economia criminale, ma paradossalmente va a finanziare poi anche aspetti cosiddetti formalmente legali. L'intreccio è difficilissimo da sciogliere. Quindi, ovviamente, come voi capite, non sono questioni che possiamo risolvere a Roma o a Bruxelles. A Roma e a Bruxelles probabilmente possiamo attutire la complessità della vicenda, oppure se l'Europa fosse davvero un soggetto che fa politica estera, forse potremmo pensare anche di contribuire a determinare queste vicende. Invece non è così, perché come si vede anche in relazione alla situazione della missione a cui l'Italia aspira a guidare nei prossimi mesi in Libia, poi no? Sia le condizioni politiche interne che le condizioni politiche internazionali fanno sì che questa missione non si realizzi, quella del controllo sostanzialmente, diciamo, delle acque internazionali antistanti alla Libia o nelle loro dimensioni anche con la capacità eventualmente di colpire le organizzazioni criminali, gli scafisti, aspetti controversi ancora dal punto di vista giuridico e neanche politicamente facilmente gestibili, ma che erano sul tappeto. Per cui questa missione sta diventando una grande cenerentola e lì noi siamo candidati a guidarla, per esempio, ma non si fa. Quindi sono questioni che, come vedete, non possiamo ignorare nel momento in cui poi parliamo degli scenari in cui maturano queste vicende. L'altro, ancora l'altra dimensione è quella, dicevo, dell'Africa subsahariana, che non ha conflitti palesi, espliciti. Lì il problema sono migrazioni meramente economiche che poi tendono a entrare anche dall'Italia, ma a dirigersi poi attraverso la catena delle reti migratorie verso paesi in cui c'è da un lato più welfare, da un lato più sviluppo economico, da un lato in cui funzionano sostanzialmente reti parentali più consistenti, no? Pensate al caso dei curdi che spesso sbarcano in Italia, manco si fermano, un tempo si fermavano in Calabria, oggi vanno direttamente, sì, se possono, verso la Germania. Funziona così. Ma questo però in prospettiva, al di là dei numeri, così credo anche di aprire poi l'intervento che farà Lievi successivamente, apre altre questioni. Se noi ragioniamo solo in termini di numeri e di conflitti, non vediamo l'altro grande tema, che è un tema più complessivo che riguarda la vicenda migratoria, che è quello delle identità. Nel senso che se la globalizzazione è un meccanismo di compressione spazio-temporale del pianeta, e che fa circolare non solo merci o forza lavoro, ma anche persone, è chiaro che con le persone circolano identità. Ed è il grandissimo tema, quello dell'identità, perché è vero, questo è indubbio, che la mobilità ascendente produce sostanzialmente integrazione, ma quello a cui noi stiamo assistendo negli ultimi anni è fondamentalmente un'integrazione quasi funzionale, sociale ed economica, ma che rimette in gioco e in circolo il problema delle identità. Ovvero, questa è una vicenda che riguarda anche sostanzialmente il patto che lega la cittadinanza all'interno dei paesi europei e non solo, no? Dove si trova il terreno comune di convivenza fondamentalmente. Noi abbiamo sempre avuto una visione secondo cui il terreno del comune di convivenza è fondamentalmente dato dall'adesione alle regole del gioco, no? Habermas parla di patriottismo costituzionale come elemento di riferimento, no? All'interno della società tedesca invece parla di Leitkultur, di una cultura guida, no? Che tende a proporre sostanzialmente e a condizionare il processo di integrazione all'assimilazione dei valori tedeschi, no? Temi che evocano antiche suggestioni, ma che invece dobbiamo oggi esaminare molto laicamente, perché il tema dell'identità è un tema fondamentale. Allora, lì si tratterà di capire, al di là poi dei numeri, dei bisogni, delle cose che noi abbiamo visto, come dobbiamo gestire la fase successiva, perché c'è una fase
iniziale, che è quella dell'accoglienza del bisogno, no? La vediamo anche in questi giorni, anche in questi mesi. Dopodiché resta il grande tema del processo di integrazione delle identità, per esempio. L'Italia in questo senso ha fatto una scelta a proposito di assimilazione, almeno fino all'elaborazione recente di una legge sulla cittadinanza che ha prodotto una forma di ius soli temperato, no? Attraverso la dinamica della scolastica, noi abbiamo avuto una sorta di assimilazionismo senza assimilazione, in cui chiedevamo agli immigrati di assimilarsi, ma non alla francese. L'assimilazione, sapete, francese è molto, come dire, laicamente rigida e tende a scambiare cittadinanza contro rinuncia al particolarismo nella sfera pubblica, particolarismo culturale o religioso. Ma l'oggetto dello scambio politico era chiaro fin dall'inizio: cittadinanza contro assimilazione. In realtà, in Italia, il leitmotiv predominante è stato quello di assimilazionismo senza assimilazione. E questo, secondo me, è una grande responsabilità anche delle leadership politiche, al di là del loro orientamento, perché in Italia è passata una concezione, io dico molto italiana, secondo cui sono le dinamiche della società a fare le regole, certo, fondamentalmente, no? Una sorta di meccanismo quasi di liberismo sociale, secondo cui è bene che lo Stato non intervenga in queste questioni, che si lasci alla società il compito di dirimere eventuali contraddizioni. Guardate bene, questa impostazione non ha avuto caratterizzazioni politiche ben definite, certo, alcune sì, ma poi è stata anche molto trasversale. Per esempio, l'idea di non mettere in campo nessun modello di integrazione culturale che non ha una funzione di assimilare, ma di determinare almeno ciò che è riconoscibile e ciò che non lo è, evitando che i diritti si sviluppino a macchia di leopardo a seconda della sensibilità delle aree del paese, dei soggetti che sono coinvolti. Pensate solo appunto a tutte le tematiche che attiene, diciamo, non solo alla scuola, no? Ma insomma al tema dell'esercizio dei diritti all'interno delle varie dimensioni della sfera pubblica. Beh, in Italia è prevalsa l'idea fondamentalmente che a noi non serviva un modello di integrazione culturale. Allora mi chiedo, noi siamo l'unico paese in Europa che non ha avuto questo modello. Siamo convinti di essere sempre dalla parte giusta? Perché l'eccezione è la parte giusta? O forse non è il caso di cominciare a valutare, no, razionalmente, in termini non ideologici, costi e benefici della presenza dei modelli di integrazione? Perché il problema è in termini di costi e benefici. Guardate bene, di fronte alla grande crisi che ha colpito il modello multiculturalista britannico dopo gli attentati del 2005 o quello francese assimilazionista dopo la rivolta delle banlieue parigine sempre di quegli anni, laicamente questi due paesi, con i loro nodi complessi, con una popolazione non fatta solo di immigrati ma presente solo la presenza di musulmani all'interno di questi paesi, che sono cittadini di quei paesi, hanno deciso di confermare quei modelli, sapendo quali sono anche le rigidità e gli svantaggi, ma hanno fatto un mero calcolo costi e benefici. Ma se questi modelli non ci fossero stati, quali sarebbero state le conseguenze? Il risultato è stato molto peggiori. Ecco, allora io penso che forse noi in Italia saremo anche maturi per poterlo fare, perché altrimenti andiamo in una fase successiva all'accoglienza a una gestione delle contraddizioni che riguardano le culture, sempre in maniera sparsa, sempre occasionale, e ciò può determinare appunto un diverso livello di accesso ai diritti, soprattutto delle fasce più deboli della popolazione, in particolare appunto di quelle che sono presenti per effetto dei flussi migratori. È un nodo che secondo me andrebbe affrontato, senza avere soluzioni preconfezionate a scodellare sul tavolo, ma fino adesso non si è fatto. Grazie a Renzo Guolo. Senza altri commenti, sottolineo esclusivamente come la sua relazione ci abbia ricordato che i processi migratori sono per eccellenza scavalco di confini, scavalco dei confini statuali, e che in questo scavalcamento anche gli assetti categoriali, le strutture istituzionali di quello che è stato lo Stato vengono messi radicalmente in questione. La seconda cosa, ovviamente, che probabilmente noi ci troviamo di fronte alla necessità di trovare un atteggiamento adeguato,
qualcosa che ci porti fuori dalla finzione di poter governare napoleonicamente i processi e che invece ci chiede uno sforzo ben maggiore per trovare una giusta collocazione rispetto ad essi e una loro giusta capacità di loro valorizzazione. Ma do immediatamente la parola al professor Stefano Aglievi, che oltretutto so premuto da una serie di altri impegni, per cui temo che non potrà restare sino alla fine dei nostri lavori, e comunque lo ringrazio per essere qui. Grazie. Intanto volevo dire che sono molto contento di essere in quest'aula, in questa situazione. Dentro questa università c'è uno straordinario patrimonio di competenze e di conoscenze. Fuori dai muri di questa università c'è uno straordinario patrimonio di competenze e di conoscenze che, se non si uniscono mai, può essere per due motivi: o per una scelta politica o d'altro genere, o per insipienza dalle varie parti, ed è in entrambi i casi grave. Credo che scontenterò qualcuno probabilmente, ma dicendo che i problemi, non i problemi delle migrazioni, ma i problemi che alle migrazioni sono collegati, non sono essenzialmente economici, non è un problema di soldi, non sono essenzialmente sociali, sono essenzialmente culturali, a mio parere. E provo ad abbozzare, cioè di interpretativi, che cosa capiamo, come stiamo leggendo quei fenomeni, già è stato detto anche da altri. Provo ad abbozzare una specie di rovesciamento del modo mainstream di vedere le cose, basato su tre parole. Non mi ero messo d'accordo con Dalla Zuanna, ma abbiamo usato lo stesso escamotage. Le tre parole sono mobilità, pluralità e mixité, meticciato o più semplicemente incontro. Adesso le vediamo. Mi soffermerò di più sulla prima, perché ha conseguenze a cascata molto più ampie, o meglio, sono quelle di cui si discute di più, ma le toccherei tutte e tre. Primo, la mobilità. La mobilità è una condizione, non solo geografica. C'è la mobilità dei capitali, delle informazioni, il tempo reale, delle merci. Difficile immaginare che si fermino solo i flussi di persone, perché sono collegati, è un dato, punto. Ci sono dei flussi, c'è una circolarità di movimenti. Devo dire, c'è anche una storia: l'uomo nasce migrante, nomade. Non ricorderò che molte specie animali sono stagionali, lo sono anche un po' di umani, peraltro. Già è stato ricordato, ma nella seconda metà dell'Ottocento, per esempio, 50 milioni di europei, 50 milioni di europei hanno lasciato l'Europa al ritmo di 1 milione l'anno, che sono diventati 500.000 l'anno dopo la Prima Guerra Mondiale. Solo nei 9 anni a cavallo del secolo scorso, 1898-1907, sono emigrati quasi 2 milioni di italiani. I veneti sono quelli che hanno dato un contributo più ampio, peraltro. E così via. Cioè, quello che voglio dire, non mi soffermo su questo, è che la novità non è che non sono le migrazioni, è la direzione dei flussi, è l'inversione della direzione dei flussi che è una novità. Ma alle migrazioni ci siamo abituati come Europa. Per capirci, il saldo positivo, cioè il fatto che ci fossero più immigrati e meno emigranti in Europa, lo si raggiunge negli anni 50, cioè l'altro ieri. In Italia nel 1973, statisticamente, cioè ieri, ok? Prima erano di più quelli che uscivano. Gli Stati Uniti da soli, sempre, nella seconda metà, molto meno in realtà, in 40 anni della seconda metà dell'Ottocento, hanno assorbito 17-18 milioni di immigrati, molti, in gran parte europei. Per dire, a Ellis Island, il posto dove sbarcavano gli emigranti, è sbarcata un sacco di gente, anche da qua. C'è un sito su Ellis Island che ci consente di andare a vedere, digitare un cognome e vedere quante persone sono arrivate lì. Ci sono arrivati 228 Salvini, 735 Bossi, 266 Maroni,
108 Zaia, 463 Meloni, 713 Tosi, ma anche, non volevo strappare l'applauso, è una mera constatazione, 2710 Moretti, così sono i commenti, 2 Serracchiani, 18 Brugnaro, 2 Manildo, un Variati, anche 15 allievi, ok, e neanche un Bitonci, che fa mobilità di breve raggio. No, è un dato, sono andato a vedere. Cioè, fa mobilità lo stesso, però. Guardate che io sono sulla parola mobilità, è importante capirlo, che la mobilità conta. A Milano o Torino, negli anni 60, persone dal sud sono arrivate in alcuni anni al ritmo di 100.000 l'anno. 100.000 l'anno. Avete idea di cosa vuol dire 100.000 l'anno in una città che ne ha 10 volte tanto, 15 volte tanto? Eppure, certo, ci sono stati dei costi sociali, dei drammi culturali, eccetera, molto alti anche in alcuni casi. Ne parliamo al passato come di un'esperienza, di una malattia, se volete, dove siamo sopravvissuti, e con delle conseguenze importanti. Erano diversi, questo è un argomento che si sente spesso dagli immigrati di oggi, da quelli dai nostri emigranti. No, mi spiace, non tanto. Anche noi abbiamo subito il razzismo, le malattie, le prigioni, eccetera, eccetera. Abbiamo avuto i Sacco e Vanzetti, di cui siamo orgogliosi, ma abbiamo regalato agli Stati Uniti anche Al Capone e Lucky Luciano, per dire, in una prima fase. Dopo ci sono stati dei cambiamenti, ed è quello che succede spesso. L'altra cosa che volevo dire rispetto alla mobilità, ed è importante, è che è una tendenza nettissima, culturale, di questi tempi. Chi si muove di più non sono i più poveri del mondo, chi si muove di più sono i più ricchi, sono le elite, sono quelle che qualcuno chiama le classi parlanti, cioè quelle che decidono il discorso dominante. Loro si muovono di più, le elite economiche, gli imprenditori, le elite culturali, gli attori, gli sportivi, le elite accademiche e tante altre. E in più la mobilità è diventata molto meno costosa in termini di soldi, ma anche di tempo. Diceva Brodel che il Mediterraneo una volta era largo una settimana e gli Stati Uniti erano larghi un mese, cioè l'oceano che ci collegava agli Stati Uniti era largo un mese di traversata. Oggi vai e torni in fretta e spendendo poco, obiettivamente spendendo poco, cioè è molto più possibile. Si è previsto in questi ultimi, in quell'ultimo decennio, quasi un raddoppio del traffico aereo, tant'è che siccome non si può immaginare che ci sia un raddoppio degli aeroporti perché consumano territorio, sono già in produzione dei nuovi aerei che portano il doppio delle persone, giusto per dare un'idea di che cosa sta diventando la mobilità. Ma voglio dire, è sempre più premiata. Provate a immaginare i miei studenti quando escono a 25 anni, provate a immaginare due curriculum così, di due persone, Laura e Paola magari, di cui parlava Dalla Zuanna, uscite dal nostro corso di laurea, e Laura dice all'imprenditore: sono nata a Padova, sono sempre stata a Padova, ho sempre lavorato, o se ho lavorato, oppure se il primo colloquio, ho studiato sempre a Padova, eccetera. O se è il quinto colloquio, dopo che già ho esperienza di lavoro, ho lavorato sempre a Padova, sempre nella stessa azienda. Provate a immaginare Paola che dice: io sono nata a Padova, ho fatto l'università a Milano, ho fatto un postdoc all'estero, o anche in Italia, mi sono mossa, ho cambiato 3 aziende, secondo voi chi assumono? Vuol dire che la mobilità è entrata nella nostra cultura come un fattore positivo. È un dato di fatto. Ha delle conseguenze. Questo modo di immaginare le cose. E ha fatto bene chi ha ricordato che non c'è una compensazione, si muovono anche i nostri. L'anno scorso dal Veneto sono partite 9.000 persone per andare a Londra e altrove a lavorare. Ma sarebbero, se non ci fosse stata l'immigrazione, sarebbero partite comunque. Perché il motivo è lavorare e anche no, è fare esperienze. Io sono più di 25 anni che intervisto migranti, emigranti, immigrati, eccetera, eccetera.
eccetera. È vero, il primo giorno, quando gli, se gli sottoponi un questionario ti diranno perché sei partito per motivazioni economiche oppure sei un rifugiato per motivazioni politiche. Quando li conosci, quando gli parli, sai ben, dopo, per più tempo, scopri che la curiosità, l'interesse, la voglia di dare una svolta alla propria vita, di fare darci una botta alla propria vita, di uscire dal tran tran, dalle routine, eccetera, è altrettanto decisiva per quelli che arrivano e per i nostri che partono. Alle volte spostarsi è l'occasione. Nel nostro mestiere ormai tipicamente spostarsi è l'occasione. È impensabile che uno che esce fa il dottorato e poi adesso dove vai? Non mi muovo. Altro che chi si lamentava della deportazione, i nostri bravi, no, ricercatori, eccetera, scelgono il continente dove si trova un lavoro. L'occasione che dà una svolta alla tua vita. Poi sai che ti muoverai ancora, ma è fondamentale questa cosa. Nel bene e nel male, guardate, nel male ci si pensa di rado, ma c'è un esempio che riguarda la delinquenza, di cui poi parleranno altri con più competenze di me. L'idea che se sei fuori contesto fai cose che non faresti nel contesto è tipico di tutti i ragazzi che vanno un mese in Inghilterra a studiare inglese, che fanno cose, risse, ubriachezze, moleste, altre cose o altri tipi di esperienze che non facevano a casa, perché sentono un'idea di controllo sociale, la lingua conta anche da questo punto di vista, diverso. Scusate la grettezza della cosa, ma è il motivo per cui di solito quando uno va prostituta non va sotto casa. I vicentini vengono a Padova, i padovani vanno a Vicenza, qualcuno parte direttamente per la Thailandia, dove fa cose che in Italia non si permetterebbe di fare, terribili, per esempio. Sembra meno grave. Ma poi progressivamente, se ci si resta, diventa casa propria. E allora si ha un comportamento diverso. Nel bene, questo se volete, no? si vede per esempio nella spinta, nella motivazione a farcela, studi, l'università, ma già dagli anni 30 i sociologi, grandi sociologi classici di quel periodo dicevano lo straniero è il tipo ideale dell'imprenditore, che cerca le occasioni, che le trova. Perché ha interesse e ha bisogno di inserirsi, così come le minoranze hanno interesse e bisogno di conoscere maggioranze, perché per loro è questione di vita e di morte, e viceversa non è contemplato. Le maggioranze possono sopravvivere senza saperne niente delle minoranze, tutto sommato. In più c'è la demografia che non tocco, e allora di questo processo di mobilità complessiva bisogna capire il positivo, che è tanto... E tanto per molti motivi, pensate alla generazione Erasmus che si è sposata, che si è come mossa, che non a caso, mi è venuta la parola sposata, si è spostata, ma un terzo dei nostri studenti Erasmus si sposano con una persona di un paese diverso. Cioè una volta che scopri la diversità culturale e la mobilità, ti piace anche. Diventa un valore che unisce. Abbiamo tante critiche da fare all'Europa, però una cosa che sappiamo con certezza è che oggi è impensabile che l'Italia e la Francia o la Germania e l'Inghilterra si facciano la guerra, perché ci si conosce personalmente, si viaggia, si hanno legami economici, cugini, zii, eccetera, viaggi, curiosità, piacere di andarci. E poi sulle analisi costi-benefici si potrebbe dire molto, sul contributo più che proporzionale al PIL degli stranieri, sul livello di imprenditoria autonoma più alto, sui consumi, sull'allargamento dei mercati, non ci si pensa, per le merci italiane, perché ci sono gli stranieri qua, perché l'import-export non va solo in una direzione, sul fatto estremamente sottovalutato in Italia, ma che in altri paesi si fa, si utilizza, di andare con le delegazioni diplomatiche, le delegazioni commerciali, anche con quelli che sono riusciti dei paesi in cui si va, a dire, si creano legami, si creano interessi. L'interesse che c'è avere gli studenti stranieri qua, formare l'elite di altri paesi, perché poi sono legami che restano, che verranno utili nel commercio, in diplomazia, in tanti altri modi. E poi le forme di apertura, eccetera. Quindi l'idea di pensare anche in grande, e persino, lo dico con una voluta provocazione, in termini numerici,
Guardate, ormai ci siamo abituati a questa cosa tristissima nella stampa locale, che se arrivano due migranti in un paese, due profughi, no? Come si dice oggi, solo in un paese della provincia padovana, c'è la manifestazione e la stampa riporta, perché arrivano due, e fa morire, è tragico questa cosa da un lato, come, ma è mai possibile che davvero sia quello il problema? Ma guardate che in Germania ci sono stati paesi di 30.000 abitanti a cui di migranti gliel'hanno messi 500 in un botto, 1.000 in un botto, e hanno fatto la festa per i motivi demografici che diceva Dalla Zuanna. E perché, se lo traduciamo in un'altra maniera, 1.000 persone in più sono 1.000 persone che comprano, 1.000 persone che costruiscono case, che ci vanno a abitare, le classi che si stavano chiudendo perché non ci sono più bambini, cioè il posto di lavoro degli insegnanti italiani viene garantito dal fatto, il medico condotto avrà più clienti, eccetera eccetera eccetera. Si muove un mondo, un'economia, è un mondo di relazioni, senza contare, ma questo non vado proprio veloce, che il grosso poi dei profughi, se si parla di quello, è, come sappiamo bene, è sud-sud, insomma, 5/6 dei profughi vivono nei paesi cosiddetti in via di sviluppo, solo il Pakistan ne ha più di tutta l'Europa. E va bene. Allora bisogna avere il coraggio di dirsene un po' queste cose qua, cioè cercando di avere un'altra mentalità con strategie, non solo con parole d'ordine e slogan, con politiche che come tutte le politiche hanno un costo e hanno dei vantaggi, con pragmatismo, perché si deve andare anche, sono molto d'accordo su quello che ha detto Guolo sul problema del non modello italiano di approccio alle culture e anche in generale all'immigrazione, e nello stesso tempo in parte si va per tentativi ed errori, tant'è che altri paesi che avevano dei modelli solidi li hanno cambiati, ci provano, e su queste cose ci si può lavorare sopra o dire semplicemente di no, e i due atteggiamenti non hanno la stessa valenza morale, ma non hanno nemmeno la stessa efficacia. Seconda parola, qua vado molto più veloce, la pluralità. La pluralità culturale, sociale, etnica, eccetera, eccetera, ha una serie di effetti, molti. Uno banale è l'aumento della possibilità di scelta per tutti. Dal cosiddetto multiculturalismo di mercato quotidiano, posso mangiare etnico e, come dire, in una regione che una generazione fa mangiava solo polenta, forse mangiare kebab ogni tanto è un simpatico elemento di variazione, ma questo elemento conta. Ma ci sono le trasformazioni culturali, perché poi non si resta uguali. Ho visto proprio ieri, tra l'altro, per rimanere in tema, il kebab di Folpo, come elemento di interessante sincretismo. Aumenta il dialogo e il rapporto tra culture, tra religioni, e si impara incontrando delle altre culture, delle altre religioni. È vero che questo passaggio passa anche, questo processo passa anche attraverso conflitti, ed è fisiologico che sia così. Come in una famiglia, le trasformazioni producono conflitti. La differenza qual è? Che in una famiglia normalmente i conflitti si ha voglia di risolverli, per cui si affrontano. La differenza c'è quando qualcuno solleva dei conflitti precisamente perché ci guadagna e non vuole risolverli. Allora questo sì fa la differenza, non è il conflitto però, è l'atteggiamento con cui si entra nel conflitto. Per mantenerlo aperto, così lucro consenso, eccetera, o per chiuderlo, per risolvere un problema. Certo, passa attraverso reazioni, identità reattive le chiamo, cioè le identità reattive cosa sono? Lo dico con un esempio banale, semplice. Tutti quelli che da quando ci sono musulmani hanno scoperto di essere cristiani è un'identità reattiva. Prima non lo sapevano, che distribuiscono crocefissi, ma a casa loro non ce l'hanno. Ce l'hanno in ufficio però.
Guardate che le identità reattive sono dei processi che avvengono anche all'interno delle comunità immigrate, delle comunità religiose. Ci si chiude dentro per paura di rapportarsi con l'altro. È una fase però, non è un destino, è una fase attraverso cui si passa, che si può gestire, ci sono modalità per gestirle, se si vuole. E infine che c'è questo elemento che, insomma, ce la siamo raccontata per 30 anni che la differenza era una risorsa. Com'è che al dunque non ce ne accorgiamo? Nelle grandi imprese ci sono nuove competenze, diversity management, nelle imprese transnazionali, che è una cosa seria, ma anche il dialogo interreligioso. Ci sono degli effetti di feedback straordinari qua e nei paesi d'origine delle culture e delle religioni, molto poco studiate. L'ultima parola, e vado molto più veloce ancora, è quella di mixité, meticciato, appunto dicevo banalmente incontro. Incontrarsi è una cosa che ha molto interesse, non a tutti, ed è inevitabile immaginare che un pezzo della società è interessato a farlo, un pezzo no, ma un pezzo si sperimenta. In tutta Europa, anche nel nostro paese, i matrimoni misti sono in netta crescita. Nella maggior parte delle città, anche medie e piccole, diventano il 20, il 30% dei matrimoni. Non è uno scherzo come numeri, perché poi vuol dire che si creano famiglie miste con figli abituati già alla pluralità interna, persino alla famiglia, con un modo diverso di leggere la pluralità, eccetera. Riguarda i consumi, riguarda un mondo, quando dove ci si incontra, che è sempre più un mondo di accordi. Il mondo dell'impresa in quest'ultimo quarto di secolo è cambiato enormemente, inclusa la piccola impresa. Si è scoperto che conviene accordarsi anche con i propri concorrenti, conviene intrecciare relazioni per aprire nuovi mercati, conviene. La ricerca scientifica, io mi devo allontanare dopo, purtroppo, devo dire la prima volta forse che me ne vado via da un convegno con dispiacere, di solito un sollievo, e perché ho un gruppo di lavoro di francesi e di magrebini, di vari paesi, con cui abbiamo un progetto di ricerca insieme, importante, da cui impariamo reciprocamente. Se fosse solo di italiani o solo di francesi o solo di marocchini, tunisini, eccetera, non avrebbe la stessa valenza, in cui compariamo e dalla comparazione impariamo delle cose. In sostanza si crea un nuovo tipo di società, abbastanza diverso da quello precedente, molto meno omogeneo, e su cui effettivamente dobbiamo un po' andare avanti per tentativi ed errori, perché non è facile adattarsi a un nuovo contesto, anche dal punto di vista legislativo, costituzionale. Chi è cittadino? Perché ha senso che lo sia? Che cosa abbiamo in comune? Nel patto sociale che cosa ci mettiamo e che cosa invece non è così importante metterci? Per cui certe diversità non disturbano, semplicemente ci sono, ma sono un dato. E si crea un contesto diverso. E anche qua, secondo me, tra un po' parleremo della pluralità culturale, come parliamo oggi del digitale, distinguendo i nativi digitali e gli immigrati digitali. Noi siamo gli immigrati della diversità culturale, della pluralità culturale, perché l'abbiamo scoperta nel corso del tempo. I nostri figli saranno i nativi di questa diversità e la leggeranno in una maniera completamente diversa. La stanno già leggendo in una maniera completamente diversa. È la fine un po' della società compartimenti stagni, potenzialmente, che aveva qualche vantaggio, molti vantaggi, era anche molto noiosa, magari. Chiudo dicendo che ho detto all'inizio che è un problema culturale. Quando parliamo di cultura, oltre a sapere che riguarda il cibo, tante altre cose, non solo l'alta cultura cosiddetta, cultura per me è essenzialmente questa cosa qua, credo che sia la stessa cosa per molti di voi. Cultura è scoprire, è essere felici di scoprire una cosa nuova. Ho scoperto un nuovo scrittore che mi piace, un bel film che ho visto, un nuovo stile musicale, un nuovo poeta che mi è piaciuto da matti, al punto che voglio leggere tutto il resto che fa. Ecco, cultura è il piacere di scoprire una roba che non sapevi prima. Nella società plurale questa possibilità, nel bene e nel male,
cade più spesso di prima, molto più spesso di prima, ed è una diversità significativa. Ho provato anche a tematizzarla, siccome sono appassionato di jazz, e mi sono detto che la pluralità culturale è un po' come il jazz, anche a livello sociale, cioè da un lato bisogna improvvisare, ma ci sono degli standard su cui si improvvisa, cioè alla fine sono sempre quelle 30, 40, 50 pezzi su cui tutti improvvisano, elaborano, fai degli assoli ma devi anche tenere il ritmo con gli altri, eccetera, eccetera. E mi pare anche una buona metafora della società complessa. Il problema dunque, e chiudo davvero, non è il cambiamento, che pure è una costante della storia dell'umanità, ma produce effettivamente trasformazioni significative. Il problema è sbagliare le categorie con cui leggere il problema, che non ci consente appunto di leggere dentro il problema le opportunità. Grazie.